benvenuti a casa dello chef. Sono Daniele Riva e ospite speciale oggi abbiamo Sara Franceschi che viene a imparare gli gnocchi di patata. Ricetta mai fu più azzeccata dato che due gnocchi così non li avete neanche mai visti. Ricetta, dai addosso! Oggi video lezione con Sara Franceschi di Gnocchi Ileri. Gli ingredienti sono in descrizione del video. Primo passaggio, mettiamo le patate a bollire. Le abbiamo lavate, bravi. E asciugate. E asciugate. Adesso le rimaniamo. Perfetto, adesso le mettiamo a bollire. Mentre le patate bollono pesiamo 150 g di farina, 00 grammugnaio a casa dello chef. 150 precisi, perfetti. Bene, adesso prendiamo un uovo dal frigo che ci servirà per fare l'impasto dei gnocchi. Sono pronte? Ma sì, dai. Possiamo allora, scolare? Le possiamo scolare, vai, scoliamole. Pronto per un gavettone bollente? No! La patata bollente? No. Vai. Schiacciamo le patate. Pronti? Siamo pronti. La buccia la togliamo, poi qua. Le patate. Non fate come la Franceschi, Le bucce le togliamo. Dopo che abbiamo schiacciato la patata, la spalmiamo sul tagliere in modo che perda l'umidità. Le bucce di patata le togliamo, non la schiacciare, solo spalmare. Solo spalmare, non schiacciare. E poi togliamo anche quelle bucce che vedo dalla telecamera. Molto bene, molto bene. Bravissima Sara, bravissima. Ma come mai questo trick di tendere le patate? Perché abbiamo bisogno di perdere l'umidità della patata che ha cotto, e se ci fosse ancora umidità prenderebbe troppa farina e diventerebbero gnocchi di farina e non gnocchi di patata. Quindi è solo per seccare la patata. Quindi arieggiatela con le finestre aperte. Esatto, vai, muovila un po', dai. Vediamo se fuma ancora. La farina mettiamo setacciata a pioggia. Non a neve, è più bella. O a neve o a pioggia, come ci piace più. Se ci piace più la neve la mettiamo a neve. Pare nevica. Dai, che adesso tocca a te, E fa le cose con amore, per favore, Vai, i primi gnocchi della Sara. Yeah! Come ti senti? Mia mamma. Sei contenta? Ah, ti vedrà. Sono emozionata, molto. Emozionatissima, perfetto. I primi gnocchi della Sara, guarda che roba. Meraviglia. Adesso vediamo se sono anche buoni da mangiare, Ma sì, dai. In teoria sì.
Beh, hai acquisito una manualità in una lezione sola, incredibile. La sdaura degli gnocchi ormai sei te. Gnocchi? Se volete dare un tocco in più al vostro gnocco, dovete passarlo nella grattugia. Adesso il mio balletto assistente vi farà vedere come si fa. Guarda qui, che precisione. Ma noi abbiamo fame, è tardi, mi scade il parcheggio, quindi ce li mangiamo così. Quindi chop chop, burro e salvia. Vai, gli gnocchi a bollire. Dai, tutti dentro, tutti fuori? Oh. Non sono proprio scarti. C'è anche un delicatezza, non li rompiamo. Erano più difficili da dire che da fare, eh? Sì, dai, alla fine è anche una roba abbastanza rapida, pensavo peggio. Li farai tutti i giorni a casa adesso? Every day, every night. Aprirò una gnoccheria. Opla, dai! Oddio! Guarda che maestria! Numeri. Numeri. Guarda che maestria, perfetto, perfetto. Basta che se ne doppio fede. Si conclude così purtroppo il video, perché come è già capitato la macchinetta fa degli scherzi e mi cancella alcuni pezzi di video. Grazie comunque per avermi seguito, ci vediamo alla prossima ricetta. Da casa dello chef è tutto, buon appetito, ci vediamo a tavola, dai ados! Grazie a Sara Franceschi per la partecipazione. Condividi con gli amici, metti like, iscriviti al canale e attiva la campanella.